Bonjour, mia family, bonjour. Oggi è domenica, siamo tornati ieri sera da Gardaland. Siamo stati un giorno Gardaland. Beh, se mi seguite su Instagram lo sapete, siamo stati un giorno Gardaland, un giorno Movieland. È stata una figata. E vabbè, Gardaland come al solito è bellissimo. Io amo Gardaland, qui c'è Cotto Demer. E Movieland invece è stata la mia prima volta, ragazzi. Mi sono divertita tantissimo. Ovviamente non ho fatto tutte quelle montagne russe, paurose, eccetera, non sono proprio per me, io ho paura, però ragazzi ho fatto la horror house, come si chiama? Terror house, mamma mia, cioè vi giuro, io non sono riuscita a guardare, cioè guardavo solo i miei piedi e i piedi della ragazza davanti, che casualità, grazie al cielo, era una follower che conosceva benissimo, benissimo tutta l'attrazione, quindi prima che uscissero sti personaggi tipo Nightmare, It, per spaventarmi, mi diceva: guarda che adesso ne arriva uno da destra, guarda che adesso ne arriva uno da sinistra. Meno male, cioè vi giuro, l'universo mi ha mandato lei per aiutarmi in quel momento, grazie universo, perché se no non ce l'avrei fatta. La ringrazio, se mi stai vedendo ti ringrazio tanto, mi hai aiutato un sacco. Penso di averle tipo stretto fortissimo le spalle, poverina. Si sarei trovata i due lividi, no, sto scherzando. Comunque è stata una figata, io ho adorato, mi sono divertita tantissimo, ci siamo divertiti tantissimo. Eric ovviamente ha fatto tutte le cose possibili immaginabili, adrenaliniche, tipo Blue Tornado, Montagne Russe, Oblivion, vabbè, io quelle cose non le voglio vedere, cioè da lontano, da distanza, cioè con i piedi per terra le voglio vedere. Allora, vi faccio vedere i gattoni e vi aggiorno sulla, perché non sono a fuoco, ok? Adesso mi sto rendendo conto che è un brufolo. Odio. E vi faccio vedere i gattoni, così vi aggiorno sulla situation gatti. Gatto Denver? Amore mio! Qui c'è Gatto Denver, ciao amore mio, che come al solito fa sempre gna 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 gna. Qui c'è Gatto Max, devo dire che vanno abbastanza d'accordo loro due e li vedo giocare assieme, si rincorrono. Loro sono, sì, sono quelli che vanno più d'accordo, sono una bella coppia Gatto Denver e Gatto Max. Sei bellissimo amore mio, quanti bacini ti do, ma quanti bacini! Oh! Grazie amore mio, grazie amore mio. Sei il mio gatino tutto bianco! Un poco arancione, ma tutto bianco. Ancora i baci, i baci, i baci. Allora, Gatto Max se ne va in giro per la casa. Ho azionato la lavatrice nel frattempo. Andiamo a vedere. Aspettate un attimo. Gatto Stellina, secondo me, dorme su una delle sedie. Esattamente, lei sta sempre là. Ciao, Gatto Stellina. Sì, amore mio. Invece, Gatta Beta, lei è quella che sta soffrendo un pochino di più rispetto agli altri la situazione convivenza con altri gatti, perché lei è molto molto paurosa, è molto paurosa, voleva andarsene nella nostra camera e quindi l'ho lasciata entrare, penso che si sia messa. Ciao, ciao gatta Beta, le piace tanto stare in camera, di solito non lascio i gatti stare qua, ma visto che lei è molto paurosa, si trova bene qua, mi piace lasciarla zampettare, ha i suoi, diciamo, la sua oretta di tranquillità senza altri gatti, perché lei ne ha bisogno, almeno per il momento, vogliamo dire. C'è ancora la valigia che devo aprire e disfare. Ciao, Gatta Beta, sei bellissima, sei bellissima. Tunk, queste testate quando è contenta. Sei bellissima, gattina. Questa pancia, a me piace la pancia dei gatti cicciotti. Sì. Che bellissima. Che bellissima. Che bellissima. Adesso andrò a fare colazione. Catabeta la lasceremo qua se vuole stare qua. Almeno per un po'. Tanto poi passerò l'aspirapolvere in tutta la casa. Adesso chiudo la porta, così se vuole uscire può farlo, ma può anche stare in pace. Nel frattempo ho preparato l'aspirapolvere, perché tra un po' passeremo l'aspirapolvere. E adesso però prima faccio colazione, mangio qualcosina. Ho preso il mio yogurt greco come al solito, Gatto Max era sulla lavatrice, benissimo. Gatto Max è quello che esplora di più. Oggi ho trovato una delle mie fatine là sopra la libreria, dov'è là? Anzi, due mie fatine le ho trovate accanto al divano, quindi qualcuno deve essere salito là sopra. Prenderemo colazione con lo yogurt greco.
colazione che in realtà è ora di pranzo, ma sono già sveglia dopo, ma non ho mangiato nulla. Yogurt greco, oppure potrei fare anche solo un frullato di banana. Ma sì, io direi di fare un frullato, visto che sono nere, perché l'ho lasciata in frigo, anche se non avrei dovuto, da quanto mi avete detto. E, perché ho scoperto, grazie a voi, che le banane non vanno tenute in frigo. E farò il frullato con il latte di mandorla, che mi piace un sacco. Bevo comunque anche il latte normale in realtà, ma mi piace il latte di mandorla. E questo è quanto, direi. Voilà, il mio frappè è pronto ed è uscito giusto giusto questo bicchierone gigantesco. Mmm. Devo dire che è super buono. Ma Gatto Denver dovete sapere, impazzisce per le banane. Gatto Denver, ti prego, calmati. Cioè, guardatelo. Sei bellissimo, amore mio. Impazzisce per le banane. L'unico gatto, penso. Cioè, non lo so, io non ho mai visto un gatto che ama la frutta, a parte Denver. E strano, però, non si sente il latte di mandorla. Forse perché le banane erano così mature, così dolci, che lo coprono. Però molto buono. Guardateli questi due. Sei tutto bianco, sì, sì, Gatto Max. Ciao. Mi fa piacere che siate diventati amici. Mi fa piacere. Sì, ragazzi, finalmente mi sono arrivati. Vi faccio vedere una piccola anteprima. Mi sono arrivate le cosine Dior che stavo aspettando dalla boutique di Venezia. E finalmente posso farvi il video haul. Quindi penso proprio che domani, che è lunedì, filmerò il video haul. E quindi penso che sarà online martedì. Quindi questo vlog probabilmente lo vedrete lunedì. E poi il video haul di tutte le cosine Chanel, Dior, Louis Vuitton e Miu Miu lo vedrete martedì. In realtà un altro video in collaborazione con Kiehl's in arrivo, e di solito mi chiedono loro quando se posso uploadare, cioè se posso caricarlo in una determinata data, quindi se vogliono che lo carichi quello martedì, magari caricherò quello martedì, altrimenti appunto il video haul sarà online martedì, o se no sarà online mercoledì. Insomma, questo per farvi capire che arriverà questa settimana, ok? Promesso. Quindi o martedì o mercoledì penso. E poi vi devo fare anche l'home tour, che non mi sono dimenticata. Tra l'altro abbiamo appeso anche Eric, in realtà ha appeso anche i quadri. Sì, ma vabbè, vedrete tutto nell'home tour. Adesso mi metto postazione trucco. Una cosa volevo chiedervi, ragazzi. Allora, io vorrei applicare delle luci. Avete presente quelle, tipo quelle lampadine che si mettono, cioè una fila da una parte e una fila dall'altra? Ok, vi prego, consigliatemi. Uno, non so dove trovarle. Due, non so come in realtà applicarle su questo specchio dell'IKEA, però ne ho un disperato bisogno, perché altrimenti ho sempre la luce che mi arriva dalla finestra, cioè da quella parte, e, però avrei bisogno di luci che stanno proprio di fronte a me. Quindi voi che sapete sempre tutto e siete una risorsa veramente preziosissima di consigli, vi prego, fatemi sapere dove posso trovare delle luci simili, perché sì, mi servono davvero tanto. Oggi come fondotinta voglio usare questo di Fenty Beauty, ragazzi. Questo è il colore 120. C'è la videocamera, lo metto a fuoco, lo vedete? Ok, ecco la 120, il Pro Filter. Ho già usato questo fondotinta, non mi ricordo se questa fosse la tonalità che ho usato. Non mi era piaciuto in passato, voglio dargli un'altra possibilità e vediamo com'è. E voglio usare anche il correttore, sempre della stessa linea, Pro Filter. E questo è il numero... Ah, anche questo è il 120 in realtà, quindi sono praticamente la stessa tonalità. Di solito mi piace avere un correttore un pochino più chiaro. Spero che questo fondotinta non sia troppo chiaro per me. In caso ho anche la versione leggermente più scura, solo che questo è un sottotono giallo, che per me non va bene, perché ho un sottotono rosa abbastanza forte. Quindi spero che questa sia la tonalità giusta. E tra l'altro ho preso anche la Beauty Blender, quella effetto marmorizzato, effetto marble, da Sephora. Quindi userò questa oggi. Trucco completato. Ma ragazzi, vi devo dire che almeno per quanto mi riguarda il fondotinta Fenty non funziona. Cioè, io adesso avvicino la videocamera in modo che possiate vederlo, ma ragazzi, si vede addosso. Cioè, nonostante io abbia applicato un buon primer, perché ho usato questo di Dior che funziona benissimo sugli altri fondotinta,
il fondotinta di Fenty Beauty continua a vedersi, cioè è veramente veramente una cosa che non riesco a capire, perché solitamente i fondotinta di buona qualità, almeno, cioè, non appena li applichi non si vedono, poi al massimo nel corso della giornata ovviamente un pochino, no, anche se usi un primer può darsi che sudando eccetera eccetera con il caldo oppure con il freddo, il vento eccetera, un pochino si vedono, ma ragazzi questo di Fenty Beauty appena lo applico si vede, cioè è proprio cakey, è... Nonostante io non ne applichi comunque tantissimo, ma non lo so, non riesco proprio, non diventerà mai probabilmente il mio fondotinta preferito, ma nemmeno il mio fondotinta da tutti i giorni. Oddio, qui c'è scritto agitare bene e io non ho agitato il fondotinta, quindi non vorrei che fosse questo il problema. Adesso ditemi voi, non è che agitandolo funziona, non è che non ho mescolato bene la formula e per questo si vede addosso? Gli diamo il beneficio del dubbio, perché sinceramente potrebbe essere questo. C'è scritto di agitare, io non l'ho fatto, ma non sono abituata ad agitare bene il fondotinta in generale, penso. Forse sbaglio io, non lo so, quindi ridarò un'altra possibilità, nuova possibilità al Fenty Beauty. Vedremo com'è. Per adesso comunque non... Sì, non mi sconfiffera tantissimo, diciamo così. Un mascara che invece, ragazzi, continua a piacermi tantissimo è sempre lui, il Bad Girl Bang di Benefit. Amo, amo quanto mi allunga le ciglia e non le appesantisce, perché ha questa formula particolare, tipo con le micro particelle. Non mi ricordo, me l'hanno spiegato il lancio del fondotinta. È una cosa, sono tipo delle micro particelle che vengono utilizzate in progetti particolari, tipo spaziali, una roba del genere, non mi ricordo esattamente, però sono delle micro particelle super 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 leggere che non appesantiscono le ciglia, quindi te le fanno restare verso l'alto per tutta la giornata. È pazzesco, pazzesco, pazzesco. E invece sulle labbra, che mi chiedete sempre, quale rossetto usi, che rossetto usi? Allora, oggi ho usato questo di Mellow Cosmetics, che ragazzi, per quanto riguarda i prodotti labbra, è pazzesco. Ha delle formule, delle colorazioni fantastiche. E questo è il Matte Liquid Lip Paint, colore Ibiza. Altro rossetto che mi piace tantissimo, sempre di Mellow Cosmetics, è questo, che è il... Sì, è in stick, non ci sono più le scritte perché l'ho praticamente straconsumato, però la colorazione è posh e io amo, amo, amo questo brand. E adesso mi metterò a filmare, in realtà ragazzi, il video per Kiehl's di cui vi parlavo prima, mi metterò a filmare quello e dopodiché andrò invece a trovare un po' la mia mamma, visto che è domenica, Eric lavora e non ho email, sì, ho un po' di email a cui rispondere, però non sono tantissime perché è domenica, quindi non me ne stanno arrivando di nuove, e quindi vado a trovare la mia mamma. Vi aggiorno un po' sulla situation gatti. Allora, i gatti dormono tutti quanti praticamente, infatti c'è una pace in casa. I bacini, amore mio, i bacini, sì. Allora, gatto Denver sta là. Andiamo a cercare gli altri. Ah, gatto Max è qua che dorme sulla sua copertina. Ciao! Ciao, gatto Max, tu sei un pagliaccetto. Tu sei un pagliaccetto. Tutto per le ossa sei, tutto per le ossa, sei tutto muscoloso. Tutti gli altri gatti sono ciccioni. Ha questo pelo morbidissimo, gatto Max, ragazzi. E poi mordicchia. Ah no, adesso no. A volte mi mordicchia. Vabbè, ti lascio. Gatta Stellina credo sia sempre lì a fare la nanna. Sì, sì, sì. Quella è la sua sedia preferita, dovete sapere. In realtà non sta proprio dormendo, mi sta guardando male. Ciao gatta Stellina. Gatta Stellina, quella è la sua sedia preferita, sta sempre là. Invece gatta Beta l'avevo vista, mi sa che è di là nel grattino che ha portato Eric. Sì, effettivamente lei dorme qua. Ciao gatta Beta. Ciao gatta Beta. Ciao patatina. Ah, ok, dorme, dorme, lasciamo. Patatina. Ciao. Vabbè, dormono tutti i gatti, non so come sia possibile, ma sono tipo in simbiosi. O dormono tutti o giocano tutti. Sì. Basta, questo è quanto. Adesso un po' di faccende domestiche, ragazzi. Se la lavastoviglie ha finito, sì, ha finito. Dopodiché svuoto la lavastoviglie e tra l'altro devo aspettare che la lavastoviglie finisca per poter azionare l'asciugatrice, altrimenti la potenza è troppa e mi salta il contatore, cioè salta la luce. Devo chiamare
il gestore dell'elettricità per fargli sapere che voglio aumentare? Cioè, come funziona sta cosa? Non riesco a capire. Se uso l'aria condizionata e la lavatrice e l'asciugatrice assieme, oppure appunto la lavastoviglie e l'asciugatrice assieme e la lavatrice, salta la luce. Assurda sta cosa, non capisco. Forse veramente dovrei far aumentare tipo cioè il voltaggio. Come funziona? Non lo so, aiutatemi. Perché devo sempre aspettare che finisca una cosa per poter farne partire un'altra, ed è un po' una seccatura. Nel frattempo ho tirato fuori dal freezer anche i filetti di petto di pollo, così li abbiamo per stasera. Ok, dovrei essere inquadrata, spero. Voi dovreste vedere quali stratagemmi, veramente, ve lo dicevo anche prima su stories, io adotto per filmare. Tipo in questo momento siete su, allora, su tante cose, c'è una pila di roba. Allora, sotto la videocamera c'è un vaso di vetro, un blocco di post-it della Benefit, un Tupperware in plastica e l'integratore che mi ha dato Goran per i capelli, che tra l'altro mi sono ricordata in questo momento che devo prendere ancora oggi. Comunque, sto piegando la roba, in realtà ho appena disattivato l'asciugatrice perché la roba era asciutta, stavo per uscire, in realtà stavo per andare da mia mamma, e dato Denver come al solito mi insegue in giro per la casa, è super 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 geloso, ragazzi, di Gatto Max e Gatta Beta, e richiede ancora più attenzione, tra l'altro. Comunque, qui c'è la fasciatura, ragazzi, per il mio piede, perché io non lo so, ma le distorsioni al piede ci mettono quanti mesi a passare? Perché io ho sto dolore che ormai saranno 2 mesi. Quanto è che mi sono fatta male al piede? Che poi non sono nemmeno caduta, cioè ho soltanto storto la caviglia, basta. Dolore atroce per... no, vabbè, dolore atroce una notte soltanto. E poi c'è sto dolore che non se ne va. Comunque sono contenta perché sono riuscita ad andare a Gardaland, a Movieland, senza preoccuparmi troppo. Mi faceva un pochino male a fine giornata, però boh, però cioè quanto dura una distorsione al piede, ragazzi? Fatemi sapere, c'è qualche ortopedico, cioè datemi consigli. Sto mettendo la pomata allo zinco, che cosa devo fare? E nel frattempo ho filmato anche il video per Kills, che questa mi sa che è ancora un pochino umida, questa la rimetterò in asciugatrice. È bellissimo poter lavorare con i brand che ho amato, cioè che amo da sempre, se vi ricordate tipo ad Amsterdam, infatti l'ho menzionata sta cosa nel video, se vi ricordate tipo ad Amsterdam, andavo nel negozio Kiehl's, mi ricordo ancora quale, sta in centro, proprio su, se siete mai stati ad Amsterdam, proprio all'inizio del Flower Market, non su Mondplein, che è dall'altra parte dove c'è la torre dell'orologio, la piazza, ma dall'altra parte dove inizia il Flower Market. E lì c'è il negozio Kiehl's, e lì ho conosciuto questo brand, ho provato i primi prodotti, mi ricordo c'era questo scheletro con il camice bianco all'entrata e mi ha intrippato un sacco, e quindi sono entrata ed ho provato i prodotti, testato eccetera, mi sa che avevo chiesto campioncini, anzi sicuramente, e poi ho iniziato ad acquistare proprio prodotti del brand, perché mi sono sempre trovata bene, sono delicati e tantissimi ingredienti sono di origine naturale, quindi non mi fa problemi alla pelle, ed è bellissimo perché adesso, già da un po' in realtà, ho già fatto collaborazioni con Kiehl's, però è bellissimo perché adesso ci lavoro con questo brand e ricevo i prodotti che comunque ho sempre comprato, insomma, di tasca mia, adesso ovviamente li ricevo per le collaborazioni, sono felicissima. E sono prodotti che io uso nella mia quotidianità, non sono mai, cioè ci tengo sempre a specificarla questa cosa, io non collaboro mai con marchi in cui non credo seriamente, in brand che non mi piacciono e che non userei io stessa per me, tant'è vero che molte delle collaborazioni che faccio sono con brand che io ho sempre acquistato ben prima di iniziare YouTube, come può essere Too Faced, come può essere Make Up For Ever, come può essere Benefit, come può essere L'Oreal, tutti i brand di L'Oreal, come appunto Kiehl's, Urban Decay, altro brand di L'Oreal. Quindi un sacco di brand che io amo. E c'è da dire, perché questa cosa molto spesso sfugge, nel senso che ovviamente non si sa, ma io è così
anche molti altri youtuber, sono sicura, ci sono anche collaborazioni che voi non vedete perché io le rifiuto. Ci sono un sacco di brand che mi chiedono di collaborare, ma io o non rispondo oppure declino gentilmente, perché sono brand che uno non conosco, due di cui non mi fido, tre con cui magari non mi sono trovata bene in passato, e mi è capitato anche di sospendere collaborazioni perché con i loro prodotti non mi ero trovata bene. Quindi tenete sempre presente questa cosa: le collaborazioni che io faccio voi ovviamente le vedete perché sono su internet e quindi le vedete, ma ci sono anche tantissime collaborazioni che io non faccio e di cui voi non sapete nulla, ma che io declino proprio perché appunto non sono brand che mi sento di tra virgolette pubblicizzare, anche se io non faccio pubblicità, cioè non mi sento di consigliare a chi mi segue, ok? Quindi questa è una cosa molto importante. Adesso comunque finirò di piegare la roba, altre cose le metto lì a stirare e sì, e dopodiché andrò veramente a trovare mia mamma. Sono le 5 adesso, quindi una domenica che però mi sa di lunedì, è stranissima questa cosa. A volte ho, cioè, è venerdì, mi sembra che sia sabato, ce l'avete anche voi questa cosa? Capita solo me. E poi sono convinta tutto il giorno, cioè tipo oggi sono convinta tutto il giorno che sia lunedì. Volevo andare al comune a fare il cambio di residenza, poi mi sono resa conto Nicole è domenica, ok? Quindi Nicole, renditi conto, è domenica. Prima di uscire vi faccio vedere in velocità l'outfit di oggi. Qui c'è Gattabetta che vi saluta. Gattabetta, ciao piccola. Si è appena svegliata. Ciao Gatto Max. Ciao Gatto Max. Con Gatto Max abbiamo appena giocato. Gli piace rincorrere tutte le palline e tutti i giochini sul corridoio. Comunque, allora, outfit di oggi. Ho questo giubbotto jeans abbastanza lungo e l'ho preso, se non sbaglio, su ASOS. Poi ho la t-shirt Gucci che è super oversize, quindi l'ho legata con un nodo qui in vita, perché è veramente gigantesca. Ho pantaloni jeans, skinny jeans neri, anche questi mi sa che li ho presi su ASOS. Poi ho le sneakers di Valentino con le borchiette dorate. E sempre di Gucci anche la borsa, che è la Dionysus di questo bellissimo color verde smeraldo. Non so perché in videocamera risulta turchese, vi garantisco che è verde smeraldo. È veramente veramente strano, perché la guardo allo specchio, è verde smeraldo, la guardo nel monitor della videocamera ed è turchese. Non lo so. Ok ragazzi, sono appena rientrata. Lì c'è ancora Gatto Denver, se lo vedete, e qui c'è Gatto Max. E sta cosa è troppo carina perché quando torno a casa ci sono sempre loro due che mi salutano. È incredibile, ma sono, non lo so, a loro piace accoglierti quando torni a casa. Prima c'era solo Gatto Denver, adesso c'è Gatto Denver e Gatto Max. Invece Gattabetta e Gatto Stellina stanno là. Ehi! Sì, ma è mai possibile che nei video sei sempre tu il protagonista perché non la smetti di gridare? Gatto Denver, Gatto Denver, anch'io ti amo tantissimo, sei tutto bianco, a lui piace un sacco quando gli dico che è tutto bianco. Ciao Gatto Max, ciao Gatto Max, ciao Gatto Denver, buonasera, buonasera, buonasera. Siete diventati amici voi due? Siete diventati amici? Siete diventati amici voi due? Ho trovato il corpo del delitto, ragazzi. Allora, dovete sapere che Gatto Max, questo so che lo fa Gatto Max perché l'ho visto, Gatto Max, lui va a fregarsi le robine piccoline, capito? Dello scaffale, probabilmente insegnerà anche a Gatto Denver a farlo, guardateli, amo, vi giuro, sono troppo contenta che vadano d'accordo. Gatto Max, praticamente, lui va e si piglia le robe piccoline dagli scaffali in basso, ok? La volta scorsa ha giocato con Aurora e adesso invece si era preso la conchiglia. Sei stato tu? Sei stato tu, signor Gatto Max? Sei stato tu? Secondo me sei stato tu. Ma gliela lascio lì, così se vuole può tornare, ci può giocare. Sì, anche tu sei bellissimo e bravissimo. Gattabetta invece l'ho trovata qua in cucina che si fa la doccia, anche lei. Ciao, ciao, sei bellissima. Mi piace un sacco questo tappetino. Sei bellissima.
Chi? Anche lei chiacchiera parecchio, dovete sapere. Anche lei. Hai questa pancia. Ragazzi, ho messo la felpa perché fa veramente freddo. Cioè, io non lo so. Non so quando mai arriverà quest'estate, ma non so nemmeno quando mai arriverà la primavera a questo punto. Volevo assolutamente solo salutare tutte le ragazze e i ragazzi che mi hanno salutato a Gardaland e a Movieland, e siete stati tutti dolcissimi e mi avete migliorato la giornata come al solito. Quando mi fermate, mi salutate, è sempre bellissimo, quindi continuate a farlo, che mi fa piacere, ci tengo, perché alcuni sono timidi. Poco fa anche una ragazza mi ha riconosciuto quando stavo tornando a casa e mi dava del lei, tipo era timidissima, e quindi non vi fate problemi e datemi del tu, cioè, per favore. E salutatemi sempre, che mi fa davvero davvero piacere. Adesso ho giocato un po' con Gatta Beta. Le piace questo bastoncino con le piume, piace molto anche a Gatto Max, perché l'ho lasciato sul tappeto quando sono uscita, e quando sono tornata, e ho lasciato Max che ci giocava, e quando sono tornata aveva perso due piume, quindi qualcuno si è divertito per bene. Vabbè, giocateci. Se in questi vlog praticamente parlo e vi faccio vedere solo i gatti, perdonatemi, ma uno, sono le mie giornate ultimamente, oltre al lavoro praticamente, i gatti, perché ovviamente non è stato facilissimo, cioè piano piano si stanno abituando, però insomma ci siamo stati dietro un pochino extra. E in più ho ricevuto un sacco di richieste per far vedere i gatti, perché tutti vogliono vedere la situation, come sta andando. E poi tantissimi di voi mi hanno mandato consigli preziosissimi che sto cercando di seguire. Mi avete detto anche di non rimproverare mai Denver se grugnisce con quello strano verso, quindi ma di tranquillizzarlo, quindi lo tranquillizzo. E e tra l'altro anche il Feliway secondo me funziona, anche se ovviamente non c'è modo di esserne certi, però ho visto una differenza. E Gatta Beta perlomeno non si nasconde più dietro al divano, ma sta sempre in giro, quindi molto molto positivo in pochi giorni alla fine. Ok, mia family, è passato un po' perché adesso è parecchio tardi. Eric è tornato a casa, abbiamo cenato, ma era veramente stanco, quindi praticamente si è addormentato subito. Abbiamo guardato un po' di Mission Impossible di Tom Cruise e poi lui si è addormentato. Io invece adesso mi metterò al montaggio di uno dei due video che ho filmato oggi, perché uno era quello per Kios, l'altro è il vlog che sto filmando adesso, che invece monterò domani quando mi sveglio. Però adesso mi metto al montaggio del video per Kios, così sarà pronto domani mattina, e quindi non so se caricherò in realtà quello, il video per Kios, o il vlog che sto filmando adesso. Vedremo, vedremo, vedrete questo lunedì e l'altro martedì, o viceversa. Un po' di confusione oggi. Comunque scusatemi se non ho filmato per un po', ma Eric era davvero stanco, e forse perché comunque ci siamo stancati molto a Gardaland eccetera, e ha voluto guidare solo lui, e sono 3 ore da Verona a Trieste, nonostante io mi sia offerta, però voleva guidare solo lui. Siamo tornati comunque tardi, e poi stamattina si è svegliato tipo alle 6:30, una roba del genere. Quindi praticamente abbiamo mangiato e ci siamo messi a letto sostanzialmente. Io adesso mi sono alzata perché devo assolutamente finire questo video. Qui c'è Gatto Max. Ciao Gatto Max. Ma mi metterò a lavorare a letto accanto ad Eric, così sto un po' lì con lui. E questo è quanto, mia family. Spero vi sia piaciuto questo video, un po' sconclusionato come al solito, ma d'altronde che vlog è se non un po' sconclusionato sul mio canale? E niente, vi mando un bacio grandissimo, ci vediamo domani con un nuovo video. Bacio, vi voglio bene.